Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video di Fortnite. Siamo con l'evento finale della stagione 10. Nella modalità fine, tra l'altro sta pure la copertina appunto dell'evento della stagione precedente. Ah, e questo è la stessa immagine di caricamento che avevano messo in questa stagione. Hanno soltanto tolto, nel riflesso si vedeva anche il bruto, che è stato poi l'antagonista, per dire, di questa stagione, perché tutti lo odiavano e lo odiano, tanto che non vedevano l'ora che finisse questa stagione per poi toglierci di mezzo questi bruti, questi esseri malvagi alla fin fine che rompono solo le scatole. Noi ovviamente ci rechiamo nel luogo dove si trova il nostro caro razzo, perché proprio lì, come tutti sappiamo, c'è il timer, comincerà l'evento. Io intanto mi sono messo un sorto di deltaplano. Non so se riuscirò a combattere con questa skin. Un tac blu, fantastico. Vabbè, sono morto. Un tac blu, sono morto. No, wait, che è sto posto? Sono pure dei nemici, quindi alla grande. Se mi sparano mi arrabbio. Lo sapevo, mi hanno fatto pure cagare sotto. Purtroppo questa skin ingombra un pochettino la visuale, quindi non vorrei che... Vabbè, noi ci proviamo. Purtroppo ho solo un tac blu, che non è male, anzi è una bomba. 5 minuti e 40. Meglio di così. Oh, magnifico. Oh, là. Ah! Sono caduto. Ah! Dov'è quel... Ma questo da dove è comparso? Io non l'ho visto, vi giuro. Cioè, sarò ciecato io, però non l'ho visto. Allora, che se sono ciecato vorrei vedere che non vedo. Ah, inutile dirvi che sto avendo una sfiga enorme. Ma è inutile dirvi che sto avendo tutta sta sfiga, perché se trovano tutti qui, dopo tutto, è il punto clou. Ah! Vabbè, non c'ho materiali. Io che ce faccio? Non c'ho un cacchio io. Dovrei procurarmi un'arma d'assalto, che se no sono nulla tenente. Non tengo niente. Cioè, che poi ci sono le persone che non si fanno i fatti loro. Volevo uccidere uno, ho ucciso l'altro. Quello che mi ha ucciso poi. Ci siamo uccisi a vicenda. Certo che gli spawn di oggi sono fenomenali, eh. Mille dei materiali mi servivano. Magari ad ucciderne uno. Tre granate non sono servite a niente. Oh, ok, stavati, che cacchio è che è successo? Comunque, qua c'è tutta una sorta di costruzione. No, vabbè, bellissimo. Il mecha con questo ballo spacca. Vediamo se riusciamo a fare una battle flip. No, vabbè, ma è fenomenale. Cioè, sono riuscito a fare in tempo la battle flip. Ci sono riuscito pure, va. Tanto per cambiare. Niente, è diventato tutto buio e notte. C'è un allarme, oltre. Tutto. Però per il momento non sta capitando. Sta partendo il razzo. Ecco, si sono distrutte pure le costruzioni, eh. Oh mio Dio. Sta tremando pure i joystick, eh. Mi sta facendo un massaggio. Ecco, ma Mecha se ne va nell'infinito e oltre. Non si sa dove. Ma... Oh! Giustamente è capitata la stessa cosa. È caduto il pezzo. Si sono aperti i vari... le varie fenditure.
E stanno crollando. Cos'è che sta crollando? Ci vediamo un. Ecco perché che cavolo avete costruito tutte ste robe. No, stanno. Si stanno teletrasportando un sacco di robe qui. Ok, l'evento si è trasformato in un ping pong di razzi. Comunque, raga. Almeno vedo meglio. Stanno colpendo la zona sottostante del razzo. Cavolo. Oh mio Dio, è un casino. La meteora è sparita. Sta succedendo? Non vedo. Ah, ok. Stava di dato cacchio qui. Quello è il razzo. Ok, ci ha fatti balzare tutti via. Ma è normale che io stia andando così lontano? Ah, è normale, ok. Quella è la meteora che ha colpito. Oh no, cosa accadrà adesso? Non mi dire che esploderà tutto, oppure la mappa e tutti noi entreremo in questo, nel punto zero. Mi sa tanto di sì. Sta appena accadendo. È come se fosse un buco nero. In nero, però in lontananza. Niente, sto per dire, si scruta una luce, se ciao luce. Cosa accadrà adesso? Dove ci troveremo? Perché sicuro adesso ci avrà teletrasportato in una zona che vai a vedere qual è. E come sarà? Ok, sta cadendo qualcosa. Non possiamo fare niente perché sto provando a vedere, ma niente di niente. Col passare del tempo si fa sempre più evidente. Fortnite News ha mandato una clip. Cosa sarebbe successo se uno si fosse trovato nella lobby prepartita? E ha scritto: "Se esegui il codice Konami, puoi giocare a un minigioco mentre aspetti." Thank you.
caspita era. C'erano delle cose che erano spuntate. Forse quei due rettangoli erano un 11.